Ecco qui in sala Peppe Di Stefano, nuovo Salve voi. acquisto del Rugby Benevento, che punta molto su di voi, Peppe. Sì, sono qui per questo, per dare una mano a questa grande società che mi ha cercato, mi ha voluto e sono qui a renderle omaggio e combattere per questa squadra in mezzo al campo. Ma cosa ne pensi della prima partita di campionato contro Calvisano? Beh, la prima è un campionato duro, è la prima partita è proprio quella più combattuta, sarà la più importante. Per noi è un grande onore lottare con queste squadre di altissimo livello come Calvisano. Sappiamo tutti che è una partita difficilissima, ma sappiamo anche che abbiamo la qualità di poter fare una grande partita, di poter raggiungere un buon risultato a Calvisano. Ma tu temi questo Calvisano o sei tranquillo? No, io come uomo non temo nessuna, né squadre né i giocatori, perché il rugby è fatto di questo, di uomini veri, quindi temere no, ma giocarsela, bisogna giocarsela in ogni partita, in ogni evento. Hai ragione, ma è legato anche con i compagni, con il gruppo. Sì, ormai già siamo una famiglia, è un mese che sono qui e già sembra che io sia da qualche anno. Sono ragazzi fantastici che hanno cuore. Me lo dimostro in mezzo al campo lottando, combattendo. E ho trovato davvero un bel ambiente, sono rimasto esterrefatto quando il primo giorno già tutti volevano conoscerti, volevano farti ambientare. Questa è stata una nota positiva per la mia vita, per la vita di tutti e per questa nuova stagione E Benevento come città ti piace o non ti trovi d'inizio. Sì, molto bene? Benevento è una grande cittadina. Un bel paese tranquillo, differenziato rispetto al mio, un po' diverso, però ha grande qualità, un alto livello dello sport, sia non solo rugby, anche calcio, pallavolo, basket. Se è un paese che cresce, cresce giorno dopo giorno Ma ed è importante questo. hai trovato anche un differente dialetto? Sì, è un dialetto un po' diverso dal mio, infatti quando sono venuto molti mi deridono per il mio dialetto perché è diverso da loro. D'altro canto anch'io derido loro per il loro dialetto che sono qui. Però Quindi tu sei nato a Udine, quindi ora è un ritorno andare a Calvisano, al nord. sì, al nord è una bella città, io sono nato a Udine, però vivo da quando sono nato dopo un anno già sono qui, ho trascorso tutta la mia vita qui in Campania. È una regione che mi affascina e sono legato molto all'Italia. Calvisano sarà un ritorno, ma anche una, speriamo, una vittoria. E dell'allenatore cosa ne pensi? Beh, è solo grazie a lui che io sono qui oggi. Lo ringrazio e devo tutto a lui questa fiducia che mi ha dato e spero di ripagarla nel migliore dei modi, non con le parole ma sul campo. Va bene, grazie Peppe, è stato un Grazie a te, piacere. Ci vediamo, grazie ciao. a te.